Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 23 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. La fortuna aiuta gli audaci. Audaci lo siete voi, ma purtroppo anche gli avversari, fa testo Marte battagliero all'opposizione. In verità, nonostante il vostro segno sia famoso per le lotte in difesa degli ideali di giustizia e verità, preferite sostenerli in modo pacifico, con la lingua più che con la spada, tuttavia quando occorre, cavalieri senza macchia, non vi tirate indietro. Di avversari oggi ne troverete parecchi, sia nello svago che nella vita, magari come amatori, oppure come piloti, fiatori, sportivi. In ogni caso potete contare sul supporto spassionato della Luna, di Venere e di Giove, tutti a vostro favore. Se siete in pista col lavoro riuscirete a concludere le vostre mansioni con qualche scocciatura ma senza smacchi, liberi di uscire, viaggiare, divertirvi, trascorrerete una lunedì piacevolissima in compagnia della persona del cuore, dei figli, degli amici più cari. Tutto ciò che segue interessa o interesserà la città in cui vivete, ivi compresi trasferimenti, incontri, passeggiate, chiarimenti. I single troveranno vicino a loro la possibilità di incontrare persone nuove e interessanti. E anche il modo di vivere e la società in cui viviamo. Portate fardelli più pesanti delle vostre spalle. In amore poi vi sentite come appese a un filo pronto a rompersi alla prima folata di vento. Non abbiate paura, presto Giove illuminerà le vostre giornate e ridisegnerete la vostra vita. Una proposta d'affari interessante. Sarai serio e affidabile. Bene il denaro. Arrabbiature improvvise. Sii più tollerante, soprattutto con il partner. Cercate di non cacciarvi in qualche pasticcio, incombono pericoli nascosti. Abbiate prudenza e non chiudete il cuore ai consigli degli altri. Se vi tocca comprare un regalo, fate in modo da seguire i gusti di chi lo riceve piuttosto che i vostri personali. Cercate di essere più puntuali ad appuntamenti o al lavoro, alcune situazioni, per questo, potrebbero sfuggirvi di mano. Debolezza. Fiacca. Evita alcol, alimenti grassi o pesanti e fritture. Molto lavoro da sbrigare. Fatti aiutare da un toro o un capricorno. Avrai a che fare con gente strana. Nel lavoro ci vorrà più entusiasmo. Conteranno le cose di valore. Per i sentimenti. Meglio oggi non considerarli troppo. Talvolta avverti l'esigenza di essere seguito, venerato o addirittura adorato come colui che porta la luce al prossimo. Una buona giornata per iniziare una sana ed intelligente dieta. Buone opportunità per trovare piccoli lavoretti da fare. Sentimentalmente i nati di giovedì e sabato si sentiranno come in trappola, non si sentiranno liberi nelle scelte e, peggio, non percepiranno l'indipendenza come un fatto loro. Non potete trovare le risposte a tutte le vostre domande in una sola giornata, per cui quest'oggi, non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. Nel lavoro cercate di rimandare le decisioni importanti a quando sarete più obiettive e serene. Lasciate che gli altri possano commettere liberamente i propri errori e lasciateli vivere la loro vita. Le cose si possono esprimere in diversi modi, e voi dovete trovare quello giusto, che non ferisca i sentimenti di nessuno. Prospetto dei transiti planetari per voi abbastanza buono in questa giornata di gennaio. Siete gratificati dal buon umore e riuscite a ottimizzare i tempi in ogni cosa vi dedichiate. Ma vediamo oggi qual è il mito che corrisponde meglio alla natura caratteriale del vostro segno. È senz'altro quello del centauro Chirone, metà uomo e metà cavallo, proprio come l'emblema che rappresenta il vostro segno, personaggio che alleva pazientemente e saggiamente i figli degli dei e degli eroi. Tra questi il mitico Asclepio, nome della medicina e il padre dell'eroe omerico Achille, Peleo. La simbologia di crescita, di insegnamento, di assistenza, di cura è tutta espressa in questo mito ed è esemplificata potentemente nel simbolismo del Sagittario. La Luna in sestile al vostro astro guida Giove vi sorride amichevole, garantendovi svaghi piacevolissimi e bei momenti con i vostri figli. Così invece la relazione di coppia per via di Marte che dal segno opposto vi lancia contro il suo raggio battagliero,
Occhio perciò a come vi muovete sugli sci e soprattutto alla velocità e alla tenuta della vostra auto. Con gli altri in genere oggi non andrete particolarmente d'accordo, soprattutto con la vostra dolce metà, più piccante del curry o del masala. Amore ed Eros. Dai vostri litigi col partner tenete lontani i ragazzi, fondamentale salvaguardare la loro serenità e nel caso vi lasciate sorprendere a strillare come straccivendoli, spiegate loro le cose con calma accennando a un abbraccio rapacificatore. Nervosetto anche il quattro zampe che non sopporta gli scontri tra le persone che ama di più, per amore dei vostri cari lasciate che sia il cuore a decidere, rinunciando anche alla difesa dei vostri principi. Per ora almeno, continuerete la discussione in privato e blindati, in modo tale da non turbare la tranquillità altrui. Il miglior regalo che potete farvi è credere nelle vostre potenzialità. È la premessa migliore per convincere anche gli altri. Siete incerti sul vostro imminente futuro sentimentale. Non siete convinti di alcuni aspetti ma, invece di affrontarli, dotati di uno slancio irresistibile, vi proponete la conquista di una persona che vi ha invaso il cuore e vi rende entusiasti. Specialmente se siete nati dal giorno 24 al 30 di novembre, avrete ottime possibilità di realizzare la vostra meta. Sappiate tuttavia, ora dare lo spazio di parola alla persona che volete sedurre. Sommergerla con le vostre, di parole, potrebbe essere controproducente per voi. Lavoro e denaro. Ragione del vostro nervosismo può essere un imprevisto di lavoro, un'emergenza che di botto vi impedisce di realizzare i vostri piani, obbligandovi a cambiare programma. Tensioni anche col socio e l'interlocutore in affari, nonché con la svampita o lo svitato che vi sorpassa commettendo tre o quattro infrazioni in una sola volta. Tutto bene per un pelo, ma che voglia di scendere e pigliarlo a ceffoni. Rilassante il tardo pomeriggio al cinema o a teatro, se si tratta di spettacoli per ragazzi i vostri figli gradiranno molto quest'iniziativa, da ripetere più di frequente. Di solito tendete a voler prevalere sugli altri e a entrare in competizione con chiunque cerchi di dimostrarsi migliore di voi. Cercate di controllarvi, almeno oggi, continuare a far sfoggio di voi potrebbe essere deleterio per i rapporti con i colleghi. Benessere. Musica e spettacolo hanno sempre un effetto benefico sui nervi, vero che possono portare in luce emozioni rimosse, scatenare malumori o pianti, ma in linea di massima identificarvi col protagonista equivale a una liberazione emotiva. Attraverso la sua storia rivivete la vostra, mettendo in chiaro anche quelle dinamiche che vi erano sfuggite di mano. Tensione e insonnia da sedare con tazzone di camomilla. Ma irritabili come siete dovreste farci addirittura il bagno. Quanto all'arco con le frecce riponetelo in un cassetto, con l'umore di oggi meglio non maneggiarlo e nemmeno tenerlo a portata di mano. Data la vostra tempra molto robusta, di energie da spendere ne avete sempre molte. Ma ciò non vi autorizza comunque ad eccedere, le conseguenze per quanto piccole possono rivelarsi fastidiose. Per lei, sempre così. Se per andare a sciare affidate amici o fido ai nonni, la sera quando andate a riprenderveli vi guardano storto e scappano quando cercate di accarezzarli. Vogliono farvela pagare, più appiccicosi di un fidanzato, ma anche molto più affettuoso. Per lui, quando si lavora in proprio non c'è festa che tenga, anche oggi impegnatissimi, mentre gli altri se la spassano, mandandovi davvero insensibili foto dei loro svaghi. Mentre voi stacanovisti studiate per mettere in piedi il vostro piccolo impero. Tirate dritto, un domani riderete voi. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.